Ciao ragazzi! Ciao! Oggi Tofana di Rozes, questa, per la via normale, e vi facciamo vedere la salita. In estrema sintesi è una traccia per, diciamo, classificata per esperti, quindi EE, e non ha difficoltà particolari. C'è da dire che è molto è sempre abbastanza ripida dal rifugio Giussani in su, molto detritica, a tratti un po' franosa, c'è qualche passaggio su roccia, abbiamo attraversato qualche lingua di neve, insomma vedrete, non ha difficoltà tecniche particolari, ma non va, ecco, presa sotto gamba. Inoltre anche la quota va considerata perché si arriva oltre i 3200 metri, per cui ora vi facciamo vedere come siamo arrivati a questa piramide qua. Ciao! Ciao! Il nostro punto di partenza è il parcheggio del rifugio di Bona, dal quale la Tofana di Rozes appare così. Allora, abbiamo raggiunto la prima tappa, che è Rifugio Giussani. Ma allora, salita abbastanza agevole. Ora continuiamo per la via normale alla Tofana di Rozes, qua dietro. Adesso ve la facciamo vedere brevemente. Ecco, allora, questo è il versante da salire. E inizia con un sentiero, questo traverso, qui. E poi sarà da vedere, a un certo punto salirà. Si vedono alcune persone impegnate lì. Poi il pendio diventerà un po' scalettato, ci saranno questi gradoni detritici fino a raggiungere in qualche modo quota circa 3000 intorno a quei punti là in mezzo, e poi si camminerà, immagino, lungo il crinale fino alla cima. Thank you.
Allora, ci siamo lasciati il rifugio Giussani alle nostre spalle, ora cominciamo la salita. Abbiamo già passato una prima lingua di neve un po' consumata almeno sul passaggio, ora avanti alla seconda. Ragazzi, allora, da Rifugio Giussani la traccia che sale è contraddistinta da due bollini, uno rosso e uno blu, che vanno in parallelo e quindi risalgono per la via normale. Fino ad un certo punto però, un bivio dove i bollini rossi prenderanno una direzione più a destra per ricongiungersi alla ferrata di Pella e rimarranno invece salendo a sinistra solo i bollini blu che indicheranno la salita per la via normale. Quindi noi ora seguiremo solo i bollini blu. So che ad un certo punto dovrebbero scomparire e rimanere solo gli ometti, per cui dopo seguiremo quelli fino alla cima. Ciao! Che meraviglia! Com'è la salita? Insomma, alti e bassi. Però dai, si va su. Insomma, ci stiamo avvicinando pian pianino. Adesso prossima meta... quota 3000, che dovrebbe essere intorno da qualche parte lì, e poi andremo su. C'è anche qualche passaggio su roccia. Ragazzi, queste formazioni rocciose sono spettacolari, questi detriti, questa scalinatura meravigliosa. Adesso abbiamo fatto una parte probabilmente tra le più ripide, posteggiamo brevemente, poi là sopra c'è un piccolo gruppo di massi, probabilmente potrebbe essere intorno a quota 3000, qua siamo sui 2009, forse qualcosa di più, per cui... lì poi faremo un punto. Comunque si sale bene, i bollini blu sono molto nitidi, bisogna prestare un po' di attenzione, ma tutto bene, dai, procediamo. Thank you.
ragazzi, siamo sulla Tofana di Rozes, bellissima, ovviamente un po' trafficata. E niente, è un'emozione unica, bellissimo, non sembra di essere qua su. Si è più alti un po' di tutto quanto, tranne la marmolada che sarà davanti. Stupendo. Sì, cima di mezzo e dentro competono bene, però a parte quello si è veramente altissimo, molto bello. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E una salita, solo un appunto sulla salita, non tecnicamente difficile, però impegnativa per tre ragioni. Quota, a un certo punto l'ossigeno ovviamente un po' meno, franosità un po' del fondo, che chiaramente a volte si fanno tre passi avanti e uno indietro, e l'altra cosa l'inclinazione, che comunque ha una discreta ripidezza, specialmente a partire dal rifugio Giussani in su. Ma top! Meraviglioso, veramente sembra un sogno. Ciao! Il panorama da qui è davvero splendido. La Tofana di mezzo, lì dentro, il Cristallo, il Faloria e tutta la vallata di Cortina. Punta Anna. Tutto il gruppo del Fanis, con il Lagazuoi e il suo Spinarak. Il gruppo del Sella, del Puez, le Conturines. Ce l'abbiamo fatta! Cos'è che abbiamo qua? Guarda che roba! Ragazzi, speriamo che questa salita alla Tofana di Rozes vi sia piaciuta. Se sì, magari metteteci un mi piace e iscrivetevi al nostro canale, se non lo siete già. Noi vi diamo ora appuntamento al nostro prossimo video, insieme a noi. Ciao, buona montagna!